Ah, bella raga, siamo in nuovo video di Mountain Bike Adventure. E oggi siamo sul Vitruviano finalmente, dopo quasi 2 mesi dalla prima volta qui. Qui c'è Nico, è sempre gasato. Oh, stia calmo, eh. Ah. Sì, lottavo qua in zona con le formiche, con le zanzare, insomma, sono una sega. Niente raga, fai il Vitruviano, poi se... cioè i primi 3 settori. Guardate questo. Nemmeno allo zoo, signore, nemmeno allo zoo. Si fa i primi 3 settori, poi si risale Risale? e poi si fa o cava e furba o esco cava e furba, vediamo un po'. Quello va dentro il ripetitore. Vi troviamo, signori. Sperando che hanno tagliato tutte le sterpaglie perché poco tempo fa era inagibile. Sin dal primo settore. Molto molto prime il terreno, eh. Tanto si sentono già urli da parte dei fenomeni dietro. Sono stragasati i signori dietro. Ci dovrebbe essere anche i droppettini bellini. Cazzo, ma queste curve dai video non me le ricordavo. Ah, che cazzo. Ok, vi troviamo. Mi sa che questo è il terzo settore, uno dei più lunghi, da un po'. Madonna! Un po' ripido qua, eh. Qui dov'è? Ah, qui c'è qualcosa di ripido. Oh, bellino! Bellino questo drop. Certo che per ora mi sta piacendo un casino questo trail. Allora, ora controllo un secondo su Komoot se questo è il secondo o il terzo settore, ma credo che fosse il secondo perché questo, cioè il quarto settore inizia in un campo, quindi insomma. Ok, sì. Ok, questo esatto è il secondo settore, perfetto. E ora iniziamo con il terzo settore, ragazzi. Terzo settore on gas. Che gas! I ragazzini hanno un gas in corpo oggi. Mamma mia. Aiuto. Un po' lungo sono arrivato. C'è un drop bellino, drop a scavetta, interessante. Però qui c'è un ripido bellino, ci sta. Qui si prende la curva alta. Ok, qui che c'è? Ah, vabbè, sì, questo di drop.
mamma mia, devo dire che questo trail è molto bello, ragazzi. Porca puttana. Questo trail è molto simile al Fagione, veramente molto simile al Fagione, ragazzi. Poi bisogna stare attenti a prendere il quarto settore, perché noi non si fa oggi questo, perché dobbiamo risalire per tornare al Pinone. Ok, credo, esatto, finisca qua il terzo settore vitruviano, ragazzi. Ora aspetto gli altri e ci dirigiamo direttamente al Pinone, ragazzi. Comunque, raga, abbiamo fatto ora l'Etrusco, siamo andati tutte e tre bene. Peccato che non l'ho registrato, perché penso di aver fatto il mio migliore Etrusco da quando giro al Pinone. E niente, sono molto contento, ho fatto tutti i drop, tra l'altro anche il primo drop, quello grande, che prima faceva scalino, oggi l'ho droppato. E niente, sono molto contento. Poi andiamo sulla cava, che tanto non la porto sul canale, l'ho portato tipo due volte. E niente, poi andiamo sulla curva. Mi ha detto Nick che l'hanno migliorata, ma l'hanno messo un po' di roba e niente. È il caso di frenare. Capo. Un po' più piano oggi, perché mi sembra che c'è qualcosa che non va alle gomme oggi, non so cosa, forse sono andato troppo forte sull'Etrusco. Mi sa che non lo so, comunque c'è qualcosa che non va. Ancora. Non penso di aver preso il piede qui sulla cava, perché ho detto non sto andando bene. Devo stare attento qua in queste curve di merda, perché mi si chiude sempre lo stesso. Boh, più che altro, raga, mi giri il cazzo, perché non so, c'ho un po' di pressioni sballate, cazzo. Vaffanculo, peccato, perché potevo fare una buonissima cava. E invece, boh, non lo so. Guarda, mi tocca inseguire i ragazzini, perché non mi fanno andare davanti. Mamma mia, fanno incazzare, infatti. Mi tocca inseguire. Eeeh! Nico? Tutto ok? Senti la pressione, eh?
Oh! Faccia 5 all'8, volume 2! Vai, 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 Nico! Vuoi io? Vai, grazie. E questo? Porca troia, oh! Hai visto quello? Minchia! Non l'ho mai visto! Questo? Guarda, Andre! Cazzo è però! Via! Porca troia! Si vola, eh! Si vola! No, questo no, è un po' bruttino. Belline queste feature. Oddio, e niente. Madonna, ma che cazzo, poco cambiata comunque. Oh! E questo? Porca troia! Oh! Si è alzato! Ma che cazzo? Secondo me, cioè, belle queste modifiche, però boh, non so. Vabbè raga, diciamo che per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto il vitruviano, i primi tre settori, poi la cava, che ho fatto un po' di merda come la furba. Peccato per la furba che hanno fatto queste modifiche, che sono belline, però boh, non lo so. Non sono entusiasmanti sinceramente, Comunque io vi ricordo di lasciare like, condividere il video con tutti i vostri amici e iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. E niente, da me, Nico e Andre è tutto. Bella raga.